Ciao, benvenuto. Siamo quasi alla fine dell'anno e quindi nel video di oggi volevo un po' tirare le somme sul mio anno YouTubico e poi magari ti dico cosa penso di fare un po' il prossimo anno e alla fine ti faccio gli auguri. Buona visione. Allora, come ti dicevo, un altro anno è passato e quest'anno è stato, diciamo, molto soddisfacente per il mio canale. Sto per raggiungere, o l'ho già raggiunta, circa quota 5.000 iscritti. Sono tanti, per me sono tanti, e anche in generale, insomma, per i canali outdoor, natura, su, almeno su YouTube Italia. Un paio di canali, tipo il mio, hanno raggiunto i 10.000 iscritti, quindi questo non può che spronarmi per andare avanti e cercare sempre di migliorare. Nell'ultimo anno sono cresciuto molto, i miei iscritti sono cresciuti un sacco. Diciamo che magari non ho delle crescite così esponenziali, ma cresco di un tot di utenti ogni mese ed è abbastanza costante questa crescita, quindi vuol dire che sto facendo un buon lavoro. E bene o male, comunque, insomma, vedo anche dai commenti che ricevo, le domande, insomma, si sta, diciamo, creando una piccola, tra virgolette, community di chi mi segue, poi anche con gli altri ragazzi che fanno video come me. Insomma, questa cosa mi piace e per cui sicuramente continuerò a fare video anche per il prossimo anno. Una cosa che ho notato soprattutto gli ultimi mesi è che stanno nascendo moltissimi canali simili al mio. In italiano, finora l'outdoor, i canali grossi e comunque i tanti canali sono inglesi, tedeschi, soprattutto americani, però ho notato che anche adesso in Italia stanno crescendo tanti canali e la cosa bella secondo me è che tutti questi canali hanno trovato un qualcosa che li differenzia dagli altri. Anche se magari vengono trattati temi simili, ognuno ha il suo stile e lo tratta in un modo, ponendo l'attenzione su determinate cose. Poi c'è chi parla più di trekking, chi fa più video di escursioni, chi magari tratta più recensioni su materiali, su particolari tecniche, tecniche antiche, tecniche moderne. Insomma, ci sono un sacco di argomenti e ti dico, secondo me ognuno è riuscito a differenziarsi per qualcosa. Certo, non sono ancora tantissimi canali, quindi questo è facile, però secondo me siamo già a un buon punto e inoltre vedo che c'è sempre più interesse per l'outdoor, per il bushcraft, per il trekking in generale, quindi questa cosa mi piace. Spero che effettivamente un po' tutti ne possano trovare giovamento e che il movimento cresca sempre di più. Tra l'altro sotto questo video ti lascerò tutta una lista dei canali outdoor trekking che seguo, sia canali grossi ma anche canali un po' più piccoli. Ultimamente ho scoperto 3-4 canali di alcuni ragazzi, qualcuno sulle Alpi, qualcuno sull'Appennino, molto interessanti che propongono uscite trekking bushcraft. Insomma, te li lascio tutti sotto in descrizione, ti invito a fare un giro e andare a vederli e magari iscriverti. Ora vediamo a cosa mi piacerebbe fare il prossimo anno. Allora, sicuramente continuerò così, video di trekking, video, sì, delle mie uscite, qualche video dedicato ad argomenti particolari, uscirà di sicuro qualcosa sulle specie vegetali, continuerò con i video dedicati alla sicurezza in montagna, ci sarà qualcosa dedicato alle escursioni invernali sicuramente. Poi continuerò con i video magari un po' più bushcraft e infine mi piacerebbe anche fare uno o due giveaway, vediamo un po' come va. Insomma, adesso mi sto organizzando, vorrei fare almeno un giveaway. Poi vediamo se ci sarà qualche collaborazione, andrò a descrivere materiali e tecniche. E boh, sì, ecco tutto. Sì, la mia idea è quella di continuare a fare video, quindi finché avrò voglia e tempo continuerò su questa tipologia di video. Ho iniziato a fare qualche video senza musica, anche in quelli di trekking, però beh, non lo so, vediamo se continuerò oppure no, devo ancora decidere. Bene, quindi questi sono un po' i programmi che avrei per il prossimo anno, vediamo, spero di riuscire a realizzarli. Infine, solo per adesso, inizierò a parlare al plurale. Voglio ringraziare tutti quelli che mi seguono, tutti i miei iscritti ovviamente, magari anche a quelli di passaggio che non sono iscritti al canale ma si guardano i miei video. Grazie perché bene o male, spendete 10 minuti, un quarto d'ora del vostro tempo e lo investite per, seguire uno che cammina per i monti o che parla di qualcosa. Quindi
quindi grazie, grazie anche e soprattutto ai commenti quando mi scrivete bello, mi è piaciuto il video, mi è piaciuto questo, quello, mi fate delle domande, insomma fa sempre piacere ricevere delle domande e anche dei complimenti, quindi grazie davvero. Inoltre voglio fare a tutti voi gli auguri, auguri di Natale e di felice anno nuovo. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri a tutti, diciamo, i miei colleghi youtuber outdoor. Grazie, grazie anche a voi per seguirmi, grazie dei video che fate anche voi, perché alla fine me li guardo anch'io e spesso imparo delle cose o spesso prendo degli spunti per fare il video, ma anche degli spunti tecnici per magari fare qualche ripresa o altre cose di questo tipo. Quindi grazie anche a voi e auguri anche a tutti voi. Infine vorrei fare un augurio un po' particolare a Duci Mei Amis Furlans. Bon Nadal, bon an. E sperin di vi odissi lunedì in mont. Mandi a Duc. Ciao ciao.